ginocchio. Il suo sogno di imprenditore onesto si infrange contro una crisi che non ha pietà per nessuno. Deve chiudere, si arrangia con qualche lavoro saltuario. È proprio vero. Il mattino ha l'oro in bocca. Ho dormito bene questa notte? No. No? Mi spiace, io abbastanza, sai. Per questo io non ho dormito bene. Sarai sempre la mia sirena. Beato te che vivi nel mondo dei sogni. Guarda, beato te proprio. Quasi tromba. Sì. Magari. E dove lo mettiamo? Remigio è un uomo di quasi 50 anni. Le case famiglia non lo vogliono. Gli ospedali psichiatrici li hanno chiusi. E lo dice sempre. Che ti dice papà? Il bello di papà. Stai attento a tuo fratello. Quello non sta bene con la testa. Io? Non la capisco, cosa dice? La disgrazia è mia, che sono venuta a stare sotto a lei. Ho capito. Lei è la signora del piano di sotto. Ah! E ci si è arrivata! Siete cacchiere di bocca! Senta, noi dobbiamo interloquire, quindi lei deve parlare in italiano. Eh? Interloquire! Ma come parli? Mettiamo la camicia, la giacca, che tardi, dobbiamo andare. Mi legge la poesia. Che poesia? La cornacchia. Non la conosco, dai, Remigio, metti la giacca che è tardi, Maria. Leggo, che leggo, Remigio? Bella, no? Non si capisce niente, Remigio. Ma chi è che l'ha scritta sta roba? Un grande poeta. Chi sarebbe? Io. Io qui non ce la faccio più. Non è che posso venire a stare un po' da te? Pronto? Pronto? E allora che faccio? Che cosa faccio? Rifaccio la lavatrice e riscendo i panni e badabam! Me li trovo ripisciati e basta, mo! Sì, signora, si calmi, però guardi che io... Ditemi pure, per voi c'ho le orecchie spertosate! Bene, 35.780 euro. E perché? Contributi non versati di quando avevamo il negozio di antiquariato. Però li ho versati a me. Dai, adesso chiedi scusa a Maria Alberta. Scusa Maria Alberta. Ha chiesto scusa, dai. Certo, ha chiesto scusa e quindi per te è tutto a posto, no? Tu così hai sistemato tutto. E a me il mio vestito chi me lo ridà, eh? Chi? Chi me lo ridà? E il mio diario? I miei raccontini? Chi me le ridà le mie cose? And the vision that was painted in my brain still remains in our current in the sound of silence. And when people down the dream to the eye that they made, and the sun flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sign.